Prosegue in quel di Macerata la festa legata al patrono Sant'Antuono e questa sera sarà proprio presentato un inno e lei sarà accompagnato dall'Orchestra Popolare Casertana. Sì, io ho voluto comporre questo inno in omaggio ed in onore alla tradizione locale appunto di Macerata, un luogo in cui io lavoro perché sono docente di chitarra presso la Scuola Media Pascoli. Infatti questo inno, che è stato adottato in quanto tale dall'organizzazione locale, nasce proprio durante uno di questi progetti che è stato attivato dalla Scuola Media Pascoli. Ecco, e non è altro che un omaggio sentito, dovuto alla tradizione locale, perché ecco, diciamo, dal mio punto di vista tutto ciò che appartiene al patrimonio, alla cultura popolare va salvato, va salvaguardato. Ecco. Tra l'altro, diciamo, questo evento è stato inserito nell'ambito, lo ricordiamo, di un calendario di eventi, appunto, nell'ambito delle ricorrenze per la festività di Sant'Antuono, una tradizione avvertita dalla comunità di Macerata, ma tra l'altro eventi che sono stati inseriti nei cartelloni della Regione Campania. Quest'anno la manifestazione ha preso una piega molto più ampia, c'è stata la sponsorizzazione della Regione Campania e soprattutto voglio segnalare la grande disponibilità del sindaco di Macerata Campania, Luigi Munno, il quale è molto vicino a queste, diciamo così, questi eventi culturali.